Una è il luogo dove c'è la maggiore concentrazione di natura al mondo. L'altro, quello con la maggiore concentrazione di tecnologia. All'apparenza, Amazzonia e Singapore sono quanto di più distante si possa immaginare. Eppure, nel fulmineo mutamento dei nostri tempi, anche queste certezze fanno testa a coda. Due società che si incrociano dentro un semplice concetto. Uomini, fauna, flora, cose e infrastrutture sono tutti profondamente connessi. È la formula su cui da anni ha puntato Singapore, annodando a internet ogni aspetto della vita cittadina, in modo da generare quantità enormi di dati. Ma è anche la visione su cui si è sempre plasmato il pensiero degli indigeni brasiliani, collegati tra loro dalla rete dei fiumi volanti, così simile all'idea del web, e dalla convinzione spirituale che piante, animali, corsi d'acqua e persone siano entità unite da reciproche relazioni senza alcuna gerarchia. Ecco quindi che nella foresta amazzonica passare dai riti tribali alle tecnologie della rete è per paradosso più facile che in civiltà occidentali, appesantite da secoli di infrastrutture analogiche e dall'idea che l'uomo primeggi sulla natura. E così, da questo impatto tra antico e moderno, tra naturale e artificiale, nascono nuove identità di popoli e di luoghi, aurora, in qualche modo, del nostro stesso futuro.